Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui vi parlerò oggi è avvenuta nel 2005 e ci porterà nella prefettura di Akita. Vi dico già prima di iniziare che questo video, le informazioni le ho prese da un video di Rome to Tokyo One Way. Tra l'altro con Claudia, la proprietaria del canale, stiamo pensando di organizzare delle live perché lei è veramente un'esperta di questi casi oltre che un'appassionata. E quindi sarebbe proprio interessante discutere un po' le motivazioni che portano magari tutti questi criminali a compiere determinate azioni e quale è il risvolto anche a livello sociale nella società giapponese. In ogni caso, io vi ringrazio sempre tantissimo per scegliere di vedere questi miei video, ringrazio anche tantissimo le persone che stanno lavorando all'editing dei miei video, veramente grazie, siete in due, siete una più brava dell'altra, non riuscirei davvero a riuscire a realizzare questi video se non ci foste voi. Ma adesso iniziamo con questa storia. 9 di aprile del 2005, una donna di nome Sasazuka Hatakeyama ha iniziato a bussare alle porte dei vicini chiedendo se avessero visto la sua figlia, di nome Ayaka e che aveva solamente 9 anni. Il fatto si è svolto nella città di Fujisato, un piccolo quartiere o villaggio che contava solamente 28 edifici che erano delle case popolari. La mamma sembrava estremamente preoccupata perché era sempre più buio, erano le 9 di sera e questa bambina ancora non era tornata a casa. Sasazuka decide quindi di andare subito alla polizia per denunciarne la scomparsa. La polizia e anche i vicini si sono subito mobilitati per ritrovare questa ragazza e il giorno successivo, il 10 di aprile, trovano il corpo purtroppo privo di vita a valle nei pressi del fiume. Quello che la polizia ha ipotizzato è che la bambina magari stesse giocando nei pressi del fiume, fosse inciampata e in seguito caduta nel fiume dove ha purtroppo sfortunatamente ha perso la vita. In questa occasione si pensava che si trattasse di una fatale casualità e per questo motivo la polizia non ha indagato oltre quello che era stato purtroppo di questa giovane Ayaka. Tuttavia le cose cambiarono di lì a poco, infatti il 17 di maggio dello stesso anno, sempre nello stesso paese, scompare un altro bambino. Questo bambino che scompare ha 7 anni ed era un amico d'infanzia della giovane Ayaka. Questo bambino abitava proprio vicino alla casa di questa Ayaka, era proprio l'edificio seguente, cioè c'era la casa di Hatakeyama, un'altra casa e poi la casa appunto di questo bambino. I genitori si erano subito preoccupati nel non vedere il loro bambino tornare a casa e subito si recarono alla polizia in cerca di risposte. Il corpo del bambino fu rinvenuto il giorno successivo a circa 12 km di distanza dalla loro casa. I media hanno molto parlato di questo caso e sono subito intervenuti a loro volta. La narrativa portata avanti da alcuni di questi media era che in realtà questo bambino non fosse morto per via di una fatalità, ma che ci fosse qualcuno dietro tutto ciò. E tra l'altro hanno iniziato a ipotizzare che ci fosse una correlazione tra questo caso e il caso della giovane Ayaka e la presunta colpevole, secondo i media, era proprio la madre della prima bambina, quale Hatakeyama Suzuka. Questa tra l'altro era anche un'opinione del padre del bambino, che infatti già in precedenza aveva segnalato alla polizia un comportamento estremamente inusuale di questa donna. Per dirvene una, per esempio, al funerale di questa bambina, appunto, Suzuka sembrava come annoiata durante appunto i funerali, anzi addirittura sembrava quasi addormentarsi. C'era anche un dettaglio piuttosto macabro che era arrivata anche a voler prendere delle foto durante il funerale insieme a tutti i bambini, i compagni di scuola di Ayaka e voleva che questi bambini sorridessero. Inoltre dopo il funerale Suzuka ha anche fatto stampare una cosa come 300 volantini in cui chiedeva se qualcuno avesse visto la sua bambina il giorno appunto della sua scomparsa o se avesse delle informazioni al riguardo il giorno in cui era scomparsa e poi successivamente ha perso la vita.
e in questo volantino c'era la foto della sua figlia e in più il suo numero di telefono. Con questi volantini praticamente tappezzò l'intera città. E sembrava come se volesse dire che in realtà la polizia non aveva svolto il proprio lavoro e che quindi non si trattava di un incidente, ma bensì l'opera di qualcuno che l'ha fatta fuori. Inoltre tenete conto che una settimana dopo questi avvenimenti, appunto questo funerale, si era tenuta una gara sportiva, un Dokai, e durante questa giornata Suzuka si era presentata a quell'evento portandosi la foto della sua figlia e sedendosi tra i giudici. Secondo il padre del secondo bambino, appunto quello di 7 anni, di nome Goken, tutti questi atteggiamenti sembravano estremamente strani ed anche sospetti. Il padre, il giorno della scomparsa di Goken, prima ancora di andare alla polizia, aveva iniziato a chiedere un pochino a tutti i vicini dove fosse finito il proprio figlio e se qualcuno l'avesse visto. E tra l'altro ha parlato anche con una donna che viveva vicino a un parco nei pressi della loro casa e gli ha detto: sì sì, ho visto tuo bambino, ci siamo salutati, e dopodiché si era diretto verso casa. Il padre le ha chiesto quindi a che ora l'avesse visto e la donna le ha detto intorno alle 4:30. Voi immaginatevi che questo padre aveva iniziato a cercare il proprio figlio verso le 5:30, e quindi com'era possibile che nelle vicinanze della casa questo bambino fosse scomparso così nel nulla? Qualcosa assolutamente non quadrava. Perché voi considerate che da quel punto fino a casa erano solo 80 metri. Tuttavia, in questi 80 metri, questo Goken, per poter ritornare a casa, doveva passare davanti alla casa di Suzuka Hatakeyama. Il padre, potete immaginare, nella sua disperazione ha provato a far notare, insomma, tutti questi atteggiamenti piuttosto strani e i suoi sospetti nei confronti di Suzuka, ma la polizia non sembrava darci troppo peso. Una poliziotta inoltre parlerà anche con il fratello maggiore di Goken, chiedendogli cosa facesse di solito con il suo fratellino e dove giocassero. E il fratello maggiore ha quindi risposto che solitamente giocavano nel parco, nei pressi del parco, e talvolta andavano anche nella casa di Ayaka, sapete, la loro amica, quella che era scomparsa, nonché la figlia di Suzuka. Il motivo per cui andavano in questa casa era perché Ayaka aveva un piccolo coniglio e quindi con la scusa andavano a giocare anche con questo animaletto. E qui è stato quando la polizia finalmente ha iniziato anche da parte sua a nutrire dei forti sospetti, se non che il 4 di giugno hanno arrestato proprio Suzuka Hatakeyama, perché sembra che secondo la polizia questa donna avesse portato il corpo di questo Goken in quella zona dove è stato poi rinvenuto. Perché tra l'altro dovete sapere che su il corpo del bambino, insomma sui suoi vestiti, hanno trovato dei peli di coniglio, e con questo fermo hanno avuto anche la possibilità di perquisire proprio la casa di Suzuka. Perché il punto era che, benché il padre di questo Goken avesse accusato questa donna e l'avesse indicata come possibile sospetta, la polizia non aveva nulla in mano per poter portare avanti un'investigazione nella sua casa e poter perquisire appunto la sua dimora. E è stato qui quando la polizia è riuscita a trovare all'interno dell'abitazione di Suzuka proprio delle tracce biologiche appunto di questo Goken, delle urine e anche del sangue. Nel mentre, Hatakeyama Suzuka finalmente confessa di aver spinto la figlia giù dal ponte. Tra l'altro, in quell'occasione confesserà anche di aver fatto fuori anche il povero Goken. A questo punto sarà poi nel luglio del 2006 quando scatterà l'arresto. Il processo avrà inizio nel settembre del 2007 e Suzuka Hatakeyama aveva 3 casi di imputazione. Durante la prima udienza del processo, Hatakeyama Suzuka nega categoricamente la premeditazione del fatto fuori la figlia, cosa che discorderà con la confessione che aveva fatto poco prima, perché appunto lei, nella sua prima confessione, lei dirà di aver appositamente condotto la propria figlia su questa balaustra e di averla spinta perché non ne poteva più, non voleva più prendersi cura. Tuttavia, durante questa prima udienza la sua posizione era cambiata. Negherà di averla imposta di andare su questo ponte e soprattutto negherà pure di averla spinta. Praticamente la madre dice che questa bambina è caduta ed è stato un incidente. Suzuka invece confesserà di aver fatto fuori Goken,
Tuttavia dirà che anche in quel caso non si trattava di premeditazione e l'unico motivo per cui lei si era comportata in quel modo era perché in quel momento non era nel pieno delle sue facoltà mentali. E successivamente prenderà fuori un foglio che il giudice le consentirà di leggerle, in cui lei chiederà scusa alla famiglia di questo Goken. Le udienze poi si susseguiranno e quello che il tribunale si troverà in dubbio sono sostanzialmente due. Il primo dubbio era: questa donna, Suzuka, aveva veramente intenzione di uccidere la propria figlia? E due, perché ha fatto fuori questo secondo bambino? Perché non c'è una correlazione logica tra i due casi, cioè non si riesce a comprendere perché questa Suzuka si sia comportata in questo modo. E qui sono stati raccolti una serie di testimonianze dei vicini. Uno di loro ha detto che sembrava come se questa bambina non facesse mai ofurò e quindi non andasse mai a fare il bagno, perché aveva sempre innanzitutto gli stessi vestiti e inoltre anche i suoi capelli sembravano sempre molto sporchi, quindi secondo questo vicino probabilmente la madre la trascurava e non le dava appunto le attenzioni che una bambina comunque così piccola avrebbe bisogno. E inoltre un altro vicino ha detto di aver visto questa bambina mangiare dei cup noodles, avete presente quei ramen istantanei, quelli che basta aggiungere l'acqua calda? Però diciamo che non è proprio il pasto tipico che si dà a una bambina, mentre questo vicino sostiene di averla vista più volte mangiare questo cup ramen. Quindi era come se questa madre la trascurasse indubbiamente, perché una madre buona e premurosa sicuramente non vi darà da mangiare tutte le sere cup ramen, non penso nemmeno che sia molto salutare, specie per una bambina di quell'età. E tra l'altro questo era un qualcosa che succedeva molto molto spesso, addirittura sono stati degli episodi in cui questa bambina ha chiesto a una vicina di poterle prestare dell'acqua calda per potersi cucinare appunto questo cup ramen per cena. Un altro vicino ha detto che spessissimo si sentiva dalla casa di questa Hatakeyama delle urla di una bambina appunto che piangeva e implorava perdono. E tra l'altro anche l'insegnante di questa bambina ha detto che più volte questa Ayaka era lasciata a scuola da sola, sapete, i genitori magari degli altri bambini venivano a prendersi mentre lei non veniva, e anche quando la maestra provava a contattare la madre di questa Ayaka, quindi Suzuka, sul cellulare, nessuno rispondeva, e poi quando riprovava rispondeva alla segreteria telefonica, quindi voleva dire che aveva staccato il telefono, sapeva benissimo che la sua figlia era a scuola e che aspettava di essere portata a casa, però la madre evidentemente non se ne curava minimamente. Tra l'altro arriverà anche la testimonianza dell'amante di questa Suzuka, che dirà che più volte Suzuka aveva ripetuto a questo uomo che in realtà se non avesse avuto questa Ayaka la sua vita sarebbe stata molto più semplice, adesso avrebbe un lavoro, eccetera eccetera. E addirittura anche la madre stessa Suzuka, durante una di queste udienze, ha lasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti insomma un po' a bocca aperta e sbalorditi, perché lei ha detto: io sono una persona che non sudo, e ha detto inoltre che a lei le faceva schifo quando la sua figlia Ayaka sudava, e ha detto che quindi per questo motivo cercava di stare il più distante da lei per non aver alcun diciamo contatto fisico, perché le faceva schifo. La madre ha continuato dicendo: per volerle bene le volevo anche bene, però mi dava anche molto fastidio. Inoltre questa madre, durante appunto le investigazioni di questo processo, è rinvenuta un'email che questa Suzuka aveva mandato a una sua amica. Lei racconta del fatto appunto di questo incidente che era avvenuto, in cui un appunto autista aveva investito dei bambini dell'asilo, ferendone diversi. E in queste email, pensate che questa donna è arrivata a scrivere: se in quel gruppo di bambini ci fosse stata anche mia figlia, probabilmente adesso la mia vita sarebbe molto diversa. E come potete capire, queste sono tutte testimonianze che vanno ad avvalorare quest'ipotesi che questa Suzuka fosse stanca di prendersi cura della sua bambina, essendo una madre single, peraltro disoccupata, e che quindi avesse trovato un modo per disfarsene. Ma andiamo adesso a raccontare che cosa è successo proprio in quel fatidico giorno.
sembra che la bambina Ayaka stesse leggendo questo libro nel quale vi erano dei pesci. E mentre leggeva questo libro, questa Ayaka ha detto alla madre che voleva andare al fiume per vedere i pesci. La madre, scocciata, l'accompagna, però non aveva assolutamente voglia. Quando però arrivano al fiume, si era fatta comunque sera, o comunque prima sera, ed era molto difficile vedere i pesci nel fiume. E allora la madre suggerisce alla bambina, immaginatevi perché, di salire sulla ringhiera del ponte ed avvicinarsi. E la bambina ha detto alla madre: sì, va bene, però sorreggimi perché ho paura. Tuttavia la madre, invece di sorreggere questa Ayaka, le dà una spinta e la butterà giù da questo ponte. Altre prove che sono emerse durante questo caso sono state ritrovate all'interno di un diario. Un diario che questa Suzuka teneva mentre era in carcere. All'interno di questo diario vi erano una serie di frasi che erano piuttosto sospette. Come per esempio una tra queste era questa, che mi ha lasciato anche decisamente scioccato. La madre infatti ha detto questo: ho provato un forte dolore quando ho visto il mio amante parlare in quel modo di me, un dolore pari a quello che ho provato quando è morta mia figlia. Tuttavia, benché soffrisse e sentisse questo dolore, non riusciva a piangere. Questo è quello che ha scritto. Ha lasciato un pochino tutti piuttosto sbigottiti. E inoltre c'è un'altra frase che è anch'essa molto grave, e lei dice: io non capisco perché la famiglia di Goken sia così arrabbiata, dopotutto c'hanno altri due figli, di che cosa si lamentano? Come per dire, ne hai altri due, anche se ne hai perso uno, insomma. In ogni caso, per quanto riguarda invece Goken, sembra che dalla testimonianza di Suzuka Hatakeyama, dice che il giorno della scomparsa di questo bambino nel tornare a casa, appunto verso le 4:30, per andare a casa sua, era passato davanti alla sua casa e lo aveva visto tra le finestre. E lei in quel momento, questa Suzuka, stava mettendo dei fiori secchi sull'altare di famiglia, quello con tutti gli incensi, eccetera, eccetera, che avrete visto magari in qualche casa giapponese. Questa madre, appunto, mentre stava pregando probabilmente per la figlia su questo altare di famiglia, ha visto questo bambino, che era di 2 anni più piccolo rispetto ad Ayaka, però dal momento che erano vicini di casa, avevano circa la stessa età, spesso si ritrovavano a giocare insieme. La madre avrebbe chiesto a questo Goken se volesse un ricordo della sua figlia, e questo Goken le ha subito risposto: sì, grazie, molto volentieri. Suzuka lo ha quindi fatto entrare in casa, e mentre questo bambino era proprio su il Genkan, quindi proprio sull'entrata di casa, sapete in Giappone che bisogna togliersi le scarpe e c'è questo gradino, insomma, in molte case dove voi vi togliete le scarpe e poi entrate in casa. E praticamente sembra che Suzuka, mentre è andata a prendere appunto questo ricordo che poteva dare a questo bambino di questa sua figlia, ha visto proprio vicino al Genkan questi guanti e questo nastro, e per qualche motivo ha scelto di mettersi questi guanti, prendere con mano questo nastro e estrarre questo povero Goken. Nella mente di questa madre vi era questa immagine: lei vedeva spesso la sua bambina giocare con questo bambino e per questo motivo voleva che i due si potessero ricongiungere. Quindi, facendo fuori questo Goken, si sarebbe poi riunito nell'aldilà con la sua bambina e avrebbero potuto ancora giocare assieme. Tuttavia, secondo l'accusa, questa sarebbe solo una pretesto per poter ricevere una pena, diciamo, meno grave. Secondo l'accusa, infatti, questo era un tentativo di questa madre di sviare, diciamo, la pressione fatta dai media e anche un po' in parte dalla polizia, perché comunque molti sospettavano, e quindi questa altri non era che una copertura. Una domanda che molti si sono posti, eppure io mi sono posto più volte durante, mentre facevo ricerche per questo caso, è: com'è possibile che esista una donna? Cioè, cosa può portare una madre come Suzuka a compiere questi atti così atroci? E secondo quanto è stato detto dallo psicologo psichiatra che ha avuto un incontro con questa Suzuka, ha detto che questa donna veniva da una famiglia che purtroppo la trascurava, il padre
padre era alcolizzato e l'ambiente familiare dove è cresciuta non era assolutamente tra i più tranquilli, senza contare che anche a scuola veniva spesso bullizzata. Inoltre aveva avuto un matrimonio molto breve poi con il padre di Ayaka e subito dopo si erano separati. Successivamente aveva trovato questa casa popolare a Fujisato, tuttavia nell'ultimo anno aveva avuto diversi problemi. Non stava bene fisicamente e aveva persino dovuto lasciare il lavoro. E questa situazione era veramente troppo per lei. Infatti aveva iniziato a soffrire di depressione e aveva cominciato anche a prendere dei sonniferi per potersi addormentare la notte. Questo un anno prima che la tragedia avvenisse. E quindi, secondo questo psichiatra, questo disinteresse nei confronti della figlia era dovuta a questa forma di depressione che purtroppo perseguitava questa Suzuka. Una sofferenza portata avanti anche da tutti questi medicinali che prendeva e che non le davano la possibilità di interessarsi e curarsi soprattutto della propria figlia. E inoltre, dal momento che aveva sentito questa madre che anche Ayaka era stata bullizzata a scuola, veniva bullizzata, la madre aveva come questa sorta di timore che anche la figlia potesse magari in qualche modo ripercorrere la triste storia che era capitata a questa madre. Secondo lo psicologo, l'ipotesi che aveva portato avanti differiva dalla difesa. Infatti la difesa sosteneva che in realtà la madre non l'avesse spinta, ma solamente la bambina si era appoggiata a questa ringhiera, poi purtroppo è caduta e la madre invece di prenderla è indietreggiata, quindi diciamo che era stato un impulso. Però questa, diciamo, teoria non spiega poi perché la madre non si sia subito mobilitata a trovare soccorso o chiamare un'ambulanza, capite? Lo psicologo invece porta avanti una teoria molto più interessante. Lui sostiene che su quel ponte questa madre non ha visto la propria figlia, ma si è rivista lei da piccola. E quindi in realtà nel vedere che questa bambina adesso veniva bullizzata a scuola e stava in qualche modo ripercorrendo comunque i passi che aveva fatto la madre, un punto Suzuka che era stata trascurata dalla famiglia, loro a sua volta anche Ayaka era stata trascurata dalla sua madre, adesso veniva bullizzata a scuola. Quindi la madre voleva evitare che questa bambina provasse la stessa sofferenza che la madre stava provando in quel momento. E molto probabilmente dopo pure la madre si sarebbe voluta gettare assieme a lei in quel fiume, ma probabilmente a quel punto non ne ha avuto più il coraggio. Sostanzialmente dal momento che la madre non ha avuto il coraggio di buttarsi anch'essa nel fiume e quindi congiungere felicemente nell'aldilà con la figlia, nella sua mente malata questa bambina era sola e quindi aveva bisogno del suo amichetto di giochi e per questo motivo ha fatto fuori questo secondo bambino. Questo processo si è concluso con la condanna all'ergastolo, benché i genitori di Goken volessero che a questa donna fosse data la pena di morte. Tuttavia il tribunale ha accolto l'istanza della mancata premeditazione e quindi il processo si è concluso appunto con questa condanna nell'anno 2008. Hatakeyama Suzuka, quindi, che al momento dei fatti aveva 33 anni, a 36 anni è stata poi condannata all'ergastolo. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, un ringraziamento particolare anche a Claudia e un grazie anche a voi che avete scelto di vedere questo video. Io sono davvero curioso di sentire la vostra opinione e spero di poterla leggere qui sotto nei commenti. Un saluto da Seba.